vorrei che i fessi andassero al governo di sta città, perché basta con i furbi, siamo stufi dei furbi e non se ne può più. Allora quando diciamo che, per esempio, un'altra cosa che volevo dirvi, e poi vi lascio perché ci sono tantissimi ospiti fino a stasera, vedrete, tutta gente straordinaria, molto più brava e meglio di me, e onestissimi tutti. Allora volevo dire, per esempio, la sicurezza, c'è la sicurezza? C'è. Tu riesci a tornare da sola, ti entrano col coltello dentro casa, allora un servizio, la sicurezza è un servizio. Noi paghiamo le tasse, l'IMU, l'ICI, l'ACI, gli mortacci, quella roba là. Allora c'è la tassa indivisibile, indivisibile, ma no, dividemola, così vedremo i servizi che fai, ti li pago. Quelli che non mi dai, non te li pago. Allora noi dobbiamo fare uno sciopero fiscale, non vogliamo pagare i servizi che non ci date. Adesso però il sindaco Marino ha detto no, non è vero, non è vero. E adesso ho dotato le nostre forze di polizia, i vigili urbani, che lui gli piacciono tanto, ci va tanto d'accordo con i vigili urbani, se vanno bene. Gli ho dato lo spray al peperoncino, oh, no, per la difesa. Ma tra l'altro giorno i vigili urbani mi hanno incontrato i carabinieri che hanno lo spray aglio e olio, è stata una festa. Ma c'è, i carabinieri invece hanno la pistola elettrica adesso per difendersi. Però sono in forze, dice, ma vabbè, noi addobreremmo pure, ma la prolunga chi ce la paga? Vabbè, allora volevo dire queste, insomma, queste due cose. Adesso, riparafrasando il nostro grande poeta Belli, io sapendo che venivo qui a questa notte dell'onestà, che non ce ne sarebbe nemmeno bisogno, no? Di fare una manifestazione per l'onestà. Bravo. Ma visto che qui i cittadini romani non si sono smossi, mi pare giusto che oggi si sia fatta questa manifestazione per sensibilizzare le coscienze. Ieri sera in un servizio Andrea Camilleri ha detto che la parola onestà sembra una scritta su un muro che col tempo, con la pioggia e il sole, si sia un po' sbiadita. Ecco, sta a voi, a noi tutti, da oggi in poi, rinverdire il concetto di questa parola, onestà, che ci serve. Allora, dovrebbe essere una cosa naturale. Allora io mi lascio con sto sonetto che si chiama Mafia Capitale o Ermonno de Mezzo. Disse il grande Gioachino, siamo impastati de merda e de monnezza, in che percentuale mo me sfugge, dopo sti fatti ormai non ho contezza se sia più la merda che ci affligge o sia preponderante la monnezza. Perché che impasto c'ha Ermonno de Mezzo? Valla a capire, non si capisce un cazzo. E poi a noi, ma che ci cambia in fondo? Se fottono gli sordi anno per anno, la merda vola intanto e che bellezza, noi appresso seguimo senza parabrizza. Il guercio, l'accattone, il secco, ma quale mafia capitale? L'assessore, il segretario, il sindaco, il consigliere comunale, a me mi pare tutto un carnevale, dove però non è uno scherzo e manco vale. Un abbraccio a tutti, buon proseguimento e viva! Forza col movimento!